Ciao a tutti ragazzi, come potete leggere dal titolo, oggi vi parlerò di come sto dopo l'operazione alla scoliosi, quindi alla fusione vertebrale che ho avuto circa 13 mesi fa. Infatti, a dicembre del 2018 ho subito l'intervento della colonna vertebrale, qui comunque vi lascio anche il video che ho girato dopo 6 mesi dall'intervento. Nel quale appunto vi racconto un po' tutto l'iter di quando ho scoperto la scoliosi, quanti gradi avevo, da chi mi sono fatto operare, insomma tutto quanto e dico soprattutto come stavo dopo 6 mesi. E invece oggi voglio parlare di come sto adesso dopo 13 mesi dall'intervento. Adesso è gennaio del 2020, sono passati ben 13 mesi. Dopo il video. Ho ricevuto ragazzi sia su Instagram, soprattutto su Instagram, ma anche su Facebook, qui su YouTube, una marea, ma veramente tantissimi messaggi, fotografie, richieste, domande, dubbi, perplessità, ringraziamenti, veramente tanto. Mi sono resa conto che questo problema coinvolge veramente tante persone, non solamente l'interessato, ma anche i genitori, magari di ragazzi che hanno scoperto di avere la scoliosi e che magari devono operarsi, oppure persone che non sapevano della possibilità di un intervento, quindi avevano bisogno di avere informazioni. Io premetto una cosa, quindi prima di iniziare questo video, premetto di, chiaramente lo dico ogni volta sui messaggi privati che ricevo, ma lo voglio anche qui sottolineare, io non sono un medico, non ho nessun tipo di competenza, io sono semplicemente una paziente che è stata operata e riporto semplicemente la mia esperienza. Ogni schiena è diversa, ogni persona è diversa e ognuno ha la propria problematica e che solamente il medico specialista può darvi dei consigli mirati. Quindi io parlo della mia esperienza che può incoraggiare, come insomma molti di voi che si sono operati prima di me hanno fatto quando io ero in cerca disperata di informazioni, di consigli, di una mano perché ero veramente terrorizzata, veramente tanto. Vi dico come consiglio andate da più medici perché è inutile a dire, ci sono alcuni medici in alcune zone d'Italia che non conoscono, comunque non praticano quotidianamente questo tipo di intervento. Quindi, come consiglio, come è stato dato anche a me, io sono abruzzese e mi sono operata in Emilia-Romagna da questo medico che è uno specialista della Rizzoli di Bologna, si chiama Cervellati, tutto un team di medici che comunque di altri chirurghi che hanno operato insieme a lui sono stati fondamentali per far sì che la mia scoliosi adesso è solo un ricordo lontano. Comunque, iniziamo dal principio. Questo video l'ho girato, lo voglio girare per parlarvi un po' di come sto proprio adesso dopo svariati mesi. Ho chiesto su Instagram di pormi delle domande, se avete delle curiosità, molte delle quali riguardano la mobilità. Allora, la mobilità non è cambiata più di tanto, mi rendo conto di poter fare molti movimenti da circa 3 mesi, 4 mesi all'incirca ho iniziato anche Pilates 2 volte alla settimana, una lezione di 1 ora, quindi faccio 2 ore alla settimana. L'istruttore non mi dà degli esercizi mirati esclusivamente per me, anche se alcune cose le facciamo un po' diverse, per il semplicissimo fatto che alcuni movimenti proprio non li riesco a fare, ma complessivamente mi sento tanto meno rigida di come ero chiaramente all'inizio. Dopo poco, dopo qualche mese dall'intervento, vi dico la verità, ero particolarmente rigida, ma questo è normale. Vedo che faccio un po' di difficoltà, ecco, a fare questo movimento, quindi a girare chiaramente. Quando ritorno nella posizione iniziale, a volte ho un dolore molto forte che ho sinceramente da quando mi sono operata, sperando che mi passasse, però mi ha detto il medico, ho fatto chiaramente la visita e mi ha detto che è normale, normale, devo comunque fare attività fisica, va benissimo Pilates, andrebbe benissimo anche il nuoto.
L'unica cosa è che tipo l'altra volta, durante una fase di stretching a Pilates, ho proprio sentito questo dolore molto forte tra la scapola e la colonna vertebrale, proprio nella zona del muscolo. Quindi mi giro, giro la gabbia toracica, la ruoto, sento un po' di tensione, soprattutto nella zona scapolare. Però per il resto, adesso non vi preoccupate, non vi agitate, ma per il resto posso veramente fare tutto, posso ballare, mi muovo, ho viaggiato, ho portato zaini pesanti, faccio la spesa, trascino il carrello, faccio tutto. Sono andata anche in discoteca, quindi no, per il resto faccio veramente, veramente tutto, senza nessun tipo di vincolo. Alcuni movimenti sento che di essere ancora un po' rigida nella parte, più che rigida, sento tensione nella parte delle spalle. Questo sì, ma è un mio esclusivo problema. Un'altra delle domande che mi avete fatto è la cicatrice: si vede, non si vede? Insomma, la cicatrice, ragazzi, allora, nei primi mesi era molto visibile. O meglio, più che era molto visibile, era arrossata. Il medico ha fatto un lavoro meraviglioso perché effettivamente è una cicatrice molto pulita, non ci sono punti visibili perché erano tutti interni, a parte uno nella parte alta e un punto nella parte bassa, ma non si vedono praticamente nulla, non si vede praticamente nulla. E è passato ormai un anno e la cicatrice è quasi completamente invisibile. Quindi sono molto soddisfatta di questo, assolutamente. Altre domande che comunque si ripetono: se ho dei dolori specifici, se i dolori che avevo prima sono passati. Allora, i dolori che avevo prima non esistono più, cioè non esistono più. Io avevo 61 gradi di scoliosi, la parte che era veramente più martoriata, quindi che mi faceva sempre molto male, era la zona dorsale destra. Quindi da questa parte, ragazzi, io avevo sempre un dolore fisso, convivevo con quel dolore, quindi non sapevo com'era non vivere con un dolore costante, un fastidio costante. Quando ero molto stanca, il dolore era veramente molto forte. Infatti, io dovevo sempre poi sdraiarmi, sedermi, insomma, sentivo che la schiena soffriva, anche perché avevo difficoltà anche respiratorie nella parte, era la parte sinistra. E da quando mi sono operata è tutto cambiato, non ho più dolori, la schiena è molto forte, molto la sento stabile, robusta. Mi sentivo come se mi stessi veramente accartocciando su me stessa, adesso assolutamente no. Vi dico, ogni tanto ho un po' di tensione nella zona cervicale, qui, soprattutto quando sono molto al computer, quando cambia il tempo, quello sì, quando cambia il tempo ritornano gli stessi dolori che avevo quando non avevo ancora subito l'intervento, però so che vuol dire che sta cambiando il tempo, probabilmente mi passeranno nell'arco di qualche ora. Quindi so che dipende esclusivamente da questo, ma mi hanno detto che è anche piuttosto normale. Allora, vi faccio vedere la mia schiena. Questa qui è la mia schiena operata. La zona lombare è libera, perché comunque era piuttosto dritta, e invece mi hanno bloccato solamente la parte dorsale. Queste barre chiaramente le dovrò tenere per tutta la vita. Ecco, potete vedere, vi ho appena messo anche la clip, l'immagine della mia schiena com'era prima dell'intervento. È miracoloso vedere come sia cambiata. È incredibile, ragazzi, vedere quanto sia migliorata. Allora, la cosa di cui avete sempre avuto più paura è la ripresa. Io, ragazzi, non mi sento. A parte, oggi è una giornata uggiosa, è sera. E di conseguenza abbiamo fatto spesa, abbiamo camminato tanto, quindi oggi sono un pelino stanca, mi sento un po' rigida. Poi comunque sabato, ho passato una settimana di lavoro pesantissimo,
pesantissima. Poi io comunque lavoro non nella città dove abito, ma lavoro in un paese vicino, quindi mi muovo con i mezzi, a volte con lo zaino pesante, con la borsa pesante. E questa è stata una di quelle settimane molto stancanti psicologicamente e fisicamente. Arrivo al sabato sera e sono un pelino stanca, ma c'è di mezzo sia la stanchezza lavorativa, il fine settimana, è gennaio, freddo, l'umido, è sera, sta piovendo, quindi ci sta che sono un pochino irrigidita. In quel caso il medico mi aveva consigliato di fare dei bagni caldi, fare delle docce calde. Tra su Instagram c'è una sezione, sono delle story in evidenza che raccontano tutto l'iter del mio intervento, che si chiama proprio scoliosis surgery, insomma scoliosis, se non erro, sì, comunque si vede, si capisce di cosa tratta l'argomento delle storie in evidenza. Potete andarle a seguire perché vi raccontano, cioè è una sorta di diario di come è stata la mia esperienza con la scoliosi, quindi da quando ero in ospedale a quando avevo i miei momenti no durante la ripresa, quando ho ricominciato a lavorare, quindi giorno per giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese vi racconto come stavo, ed è secondo me la testimonianza più vera che vi può magari, ecco, dare uno spunto, una carica. E comunque sia, sto bene, non posso assolutamente lamentarmi di nulla, è un'operazione che rifarei altre 10.000 volte, ve lo dico, ve lo giuro. Sono stata benissimo all'ospedale, dove mi hanno trattato come una figlia, mi sono sentita protetta. È stata un'esperienza, per quanto possa essere stata difficile, è stata un'esperienza bellissima. Chiaramente, un'altra domanda che mi fate spesso: quanto costa questo intervento? Non costa nulla se non alcune delle visite che devi fare, ma comunque poi dipende secondo me anche da medico a medico e da ospedale a ospedale. Se questa è un'operazione che dovete fare, fatela, perché vi cambierà la vita, ma in positivo. Io non ho dubbi, anche se a volte ho qualche dolorino, sento appunto qui nella parte tra la scapola e la colonna vertebrale, sento questo dolore. Vado magari io, anche una signora, una fisioterapista che fa dei massaggi proprio per sciogliere i muscoli. Spesso capita che ho bisogno di fare un massaggio e sto molto molto meglio, però ci sta. Comunque sono 13 mesi dall'intervento e quindi un intervento comunque molto grande, impegnativo, però ragazzi, io dopo 3 giorni già camminavo un po' sedata, con un po' di antidolorifici, ma già camminavo, già, o meglio, già mi alzavo, riuscivo ad alzarmi dal letto, quindi era già tantissimo. Quindi ogni giorno vedrete dei miglioramenti. Per qualsiasi dubbio comunque ci sono dei medici, persone specializzate che fanno questo da una vita, quindi vi sapranno dare tutti i consigli, e non abbiate paura. Qualche volta mi avete scritto: il mio medico mi ha detto una sfilza di controindicazioni, di problematiche che si potrebbero presentare durante l'intervento, io ho paura, cosa faccio, perché me le ha dette? Pure io ho ascoltato tutte le controindicazioni, o comunque sia, loro devono necessariamente dirvele, perché dovete essere voi consapevoli di tutto, cioè tutto quello che può accadere voi lo dovete sapere, ma loro faranno in modo, chiaramente, di far sì che l'intervento vada al meglio. Lavoreranno in totale sicurezza, ovviamente, per far sì che loro riescano a fare un ottimo lavoro, perché penso che nessuno voglia avere denunce, andare in galera o altre cose, perché quello poi potrebbero rischiare. E chiaramente vogliono che il paziente sia il più soddisfatto possibile. Comunque ragazzi, io con questo vi saluto, spero che questo video vi sia stato utile.